Una volta la pianura era più acqua che terra e gli uomini ci vivevano in gruppi distanti come le isole di un arcipelago. Una terra bassa e grande, come un mare. Gli uomini si scontravano fra di loro, uomini neri, uomini rossi, uomini bianchi, in lotte continue. Storie di miserie e di misericordia. E di miseria senza misericordia. Il problema della terra e di come strapparla all'acqua fece nascere un movimento di lotta per una giustizia, una democrazia per loro ancora lontane. Per il giovane Costa l'anarchismo, vangelo di ribellione sociale ispirato da Bakunin, fu la prima ideologia e lui vi aderì entusiasta. Chi siamo? Siamo la plebe, scrivevano sui loro giornali, il Satana, i malfattori, i ribelli. Non votate, scrivevano, ma i braccianti della terra ancora non sapevano leggere. E Costa, giornalista, cospiratore, educatore, portava la sua ansia di rinnovamento per le campagne, con la sua cravatta nera al vento, contro uno Stato e una religione ai quali i contadini, gli uomini e le donne della bassa dovevano dichiarare guerra in nome della umanità. La ribellione sperava di seminarla con i libri, ma non era ancora stagione. Noi siamo atei. Noi non crediamo a una potenza sovrannaturale che governa l'uomo. Fato, provvidenza, a providenza, chiamateli come volete. Noi non ci crediamo. E perché? Perché la scienza e la ragione li negano. Io uno spauracchio. I preti sono dei parassiti. La Chiesa è il postribolo della ragione. Noi crediamo alla potenza del progresso, alle forze della natura, al vincolo di umanità tra noi. Né la forza dei despoti, né i pregiudizi dei preti possono più distogliere l'uomo dalla via della civiltà. Questo dovete capire. Noi crediamo alla rivoluzione, ecco. L'uomo ha diritto di vivere e di lavorare. La proprietà che il padrone strappa al lavoro dell'operaio è un furto bello e buono. Noi vogliamo che l'operaio del pensiero e l'operaio della mano si intendano. Noi siamo internazionalisti, noi siamo anarchici, noi siamo rivoluzionari. Noi siamo pochi. Siamo pochi, ma continuando diventeremo di più. Intanto il movimento repubblicano aveva portato con sé la parte migliore della tradizione risorgimentale. Di estrazione medio e piccolo borghese si era radicato fra i lavoratori urbani e rurali. Si articolava in rigidissime forme organizzative dalla severità paramilitare. Volavano schioppettate e tanti ci lasciavano la pelle. Tra Saffi e Mazzini la differenza era che il primo, cioè Saffi, era un gradualista che voleva la rivolta sociale avvenisse secondo tempi e metodi lunghi. La pianta doveva dare il frutto quando era maturo. Mazzini invece è sempre stato un rivoluzionario, un idealista. Questa era la differenza fra i due uomini. Con la breccia di Porta Pia era finita l'epoca delle rivolte per far posto a quella dell'agitazione sociale. Tra i repubblicani si discuteva di principi e di programmi.
volti a favorire una futura rivincita attraverso il proselitismo nei ceti operai che non erano ancora coinvolti nella lotta politica. Perciò il tentativo di accordo tra gli uomini di Bakunin, il rivoluzionario, e Aurelio Saffi, apostolo dei Mazzini, si erano risolti in un fallimento. L'arresto di Villa Ruffi rappresentò indubbiamente per Aurelio Saffi un momento cruciale del suo travaglio politico e umano. Questa riunione della nostra fratellanza ha un fine preciso. Noi dobbiamo decidere. Oggi, qui, dobbiamo decidere se partecipare ai moti rivoluzionari degli internazionalisti. Ora, qui, non tutti tra noi sono d'accordo. Ma dove finisce la possibilità della cooperazione? E dove comincia il dovere, la necessità del contrasto? La conciliazione fra ideali politici e sociali contrari, contrastanti, potrebbe... Sarebbe un equivoco! Sì, nient'altro! Un equivoco! Una transazione morale! La vittoria della nostra causa dipende dalla volontà, ma anche dal consenso dell'intero paese, non dall'utopia di pochi isolati, che non hanno ancora capito che cosa vogliono, che non hanno un programma. Noi abbiamo ideati già troppi moti rivoluzionari, senza eseguirne nessuno. Basta! Basta con il concetto di rivoluzione a ora fissata. Troppo gli anarchici ci hanno deriso per le rivoluzioni promesse. E mai attuate! Sempre un ostacolo insormontabile all'ultima ora ci ha impedito di darvi inizio. Ora Mazzini è morto. Noi dobbiamo suscitare una spinta di fratellanza unitaria dentro le consociazioni repubblicane. Ora tocca a voi, adesso, qui, insieme, decidere. Ma questa scelta legalitaria non fu compresa dal governo, che ordinò l'arresto dei repubblicani. Quindi Saffi in catena, Saffi in galera, Spoleto e Perugia, come un comune malfattore. Non avevano giustificazioni questi atti. Un profeta era diventato un martire. Aurelio Saffi? Sono io. Nel nome di Sua Maestà il Re d'Italia, siete accusato di adunata sovversiva e sediziosa contro lo Stato unitario. Siete tutti in arresto. Anche se poi tutti furono assolti, la gravità dell'episodio, la popolarità degli arrestati, l'eco sui giornali pesarono gravemente sul governo. Aurelio Saffi aveva ormai abbandonato la lotta politica. Il suo messaggio, che aveva cercato di dare di unione fra le forze rivoluzionarie e le forze che dovevano attuare una trasformazione non violenta, era già avvenuto. In un discorso al comune, per lui i comuni sono diventati il fulcro della lotta politica, dirà: dinanzi al comune non esistono parti politiche. Esistono principi di bene pubblico intorno ai quali i cittadini di ogni condizione, se amanti del loro paese, possono accogliersi concordi ad opera di socievole progresso. Tra alluvioni, disoccupazione, scioperi, violenze dei proprietari, la bassa continuava a dare dispiaceri a Santa Madre Chiesa. In Vaticano arrivavano brutte notizie. Erano in gioco la fede del popolo, l'esistenza stessa della Chiesa. Si svuotavano le parrocchie e ci si riuniva nelle cameracce a cospirare. Il famoso non expedit di Pio IX, l'invito per i cattolici a non votare, era contestato nelle campagne dai giovani parroci e alcuni cominciavano a sostenere la partecipazione dei cattolici alla vita civile del paese. A quest'ora non si può! Ma perché dopo Stein? C'è un'ora per sposarsi che è peccato? Perché uno non può sposarsi all'ora che vuole? No! Sposarsi nel nome del nostro Signore vuol dire una festa! Sposarsi nel nome del nostro Signore deve essere una festa! Per tutti! Ma la festa me la fanno a me! Se mi sposo di giorno! A schioppettate mi fanno la festa! Morire è peggio che essere scomunicati, Don Faustin! Sta zitto, è anarchico! Che qui non ci potresti neanche entrare, lo sai! Perché, Babbo? Ma non lo so! Non so cosa vuol dire, non lo so! Ma perché, Babbo? Ma non lo so! Lo so io! L'altro giorno al circolo Bakunin hanno battezzato il bimbo del Pivetta con una bandiera rossa e sangiovese! Ma che male fa? E poi quello era il figlio del Pivetta, non è mio figlio! Shh.
Voi non ci potreste neanche entrare qui, nella casa del Signore. La casa del Signore dovrebbe essere la stessa della casa del popolo. Anche voi non dovreste essere qui. Siete andati a votare di nascosto. Lo sapevi? Io ho votato solo per le amministrative, non per le politiche. Non expedit, capito? Non expedit. Ecco. Non expedit vuol dire non conviene. Non vuole dire è vietato. Voi preti, quando lo volete farvi capire, parlate in latino. Ma non siete contento di sposare questi ragazzi in chiesa? Qui da voi! Non expedit vuol dire non conviene. Non vuole dire è vietato. Ma non te lo ricordi cos'è stata sempre questa parrocchia per voi? Una scuola, un ospedale, un rifugio. E per tutti, senza mai spendere un baiocco per aiutarsi l'un con l'altro. Servi e padroni qui, sono tutti uguali. Solo qua dentro però, provate ad andare fuori. Sta zette, guarda che non ti risposo più i tuoi figli, sai? Avanti. In nome del Padre, del Figliuolo. In nome del Padre, del Figliuolo, dello Spirito. Ma almeno per lei potevi metterti una camicia pulita, almeno per sposarti, eh? Ma chi mi vede? E poi sono le 4 del mattino, tra 10 minuti deve andare a lavorare. I testimoni. In nome del Padre. In nome del Padre, del Figliuolo, dello Spirito Santo. Amen. Eh sì, fuori dalle chiese non erano tutti uguali. Ci si ribellava e si era arrestati e processati. Avvenne a Costa e ai suoi compagni internazionalisti in uno degli ultimi tentativi di ribellione anarchica violenta. Per Costa, da allora, sarà sempre un entrare e uscire di prigione, persino da deputato. Cominciavano allora le prime autorizzazioni a procedere. La voce di Costa sembra sentirsi ancora nella stessa aula dello stesso tribunale. Dietro quelle sbarre, le stesse dell'epoca, nel 1876 si trovavano Andrea Costa e gli internazionalisti bolognesi romagnoli che avevano dato vita al moto insurrezionale passato alla storia come i moti dei prati di Caprara. In aula si trovavano il poeta Carducci e il repubblicano Aurelio Saffi che avrebbero deposto poi a favore degli imputati. Quel moto era stato promosso nell'ingenua illusione di conquistare lo Stato, di modificare la società vecchia arretrata e possibilmente migliorare le condizioni di vita e di lavoro degli operai. Noi vogliamo ricercare il senso etico della funzione del socialismo. La liberazione dallo sfruttamento si dovrà accompagnare alla liberazione dai dogmi e dai comportamenti egoistici. Al socialismo nascente noi chiederemo doti di integrità morale, senso di solidarietà e di comprensione umana, solo sulla base di una piena corrispondenza tra mezzi e fini. Noi vogliamo lo svolgimento pieno, completo di tutte le facoltà, di tutte le passioni umane. Noi vogliamo l'umanamento dell'uomo. Non è l'emancipazione della classe operaia solamente quella per cui noi ci adoperiamo, ma l'emancipazione piena e completa di tutto il genere umano. Quegli stessi borghesi che un secolo fa venivano chiamati dalla nobiltà straccioni e senza brave, oggi, saliti al potere, ci chiamano malfattori. Non ce ne occupiamo. Questo titolo noi lo accettiamo. Sì. Proprio come fece un tempo la borghesia. E chissà. Chissà che un giorno, come la croce da strumento di infamia divenne simbolo di redenzione, chissà che un giorno questo nome, malfattori, dato da voi a noi e da noi accettato, non indichi un giorno i precursori di una nuova rigenerazione.
Io non mi sono mai creduto, né mi credo, un grand'uomo. Ma non cambierei. È ridicolo e al tempo stesso sublime. Non cambierei il mio duro sgabello d'imputato con la poltrona di procuratore generale. Si difese accusando e diede, senza ancora saperlo, una lezione di socialismo. Fra gli uomini di cuore, e malgrado le differenze di idee, vi è sempre un legame profondo e indissolubile, proprio come fra isole diverse ma vicine di uno stesso arcipelago. Con quelle parole, il movimento operaio stava uscendo dall'infanzia. Un seme era stato gettato. Quel moto, per fortuna, non finì in tragedia perché i giudici assolsero tutti gli imputati. Fu durante un lungo e non piacevole soggiorno in un carcere parigino che Andrea Costa maturò una profonda crisi politica, al termine della quale comprese che il movimento operaio non avrebbe mai potuto autoemanciparsi con moti insurrezionali spontanei. Noi vogliamo ricercare il senso etico della funzione del socialismo. Ci siamo rinchiusi troppo in noi stessi. Tutti quei tentativi di rivoluzione falliti ci hanno privato per anni interi della libertà, ci hanno condannati all'esilio e così ci siamo disabituati alle lotte quotidiane e alla pratica della vita reale. Ci siamo rinchiusi troppo in noi stessi. Ci siamo preoccupati più della logica, delle nostre idee, del nostro programma rivoluzionario, invece che dello studio delle condizioni economiche e morali del popolo, dei veri bisogni del popolo. I bisogni di tutti, i tuoi come i miei. La liberazione dallo sfruttamento si dovrà accompagnare alla liberazione dai dogmi e dai comportamenti egoistici. Al socialismo nascente noi chiederemo doti di integrità morale, senso di solidarietà e di comprensione umana. Nel carcere francese, Costa aveva cominciato a maturare la sua definitiva evoluzione politica, la svolta dei suoi pensieri, delle sue azioni, fu il passaggio per il coinvolgimento e l'organizzazione delle masse popolari, la svolta, il suo passaggio, tormentato dall'anarchia ribellista ad un socialismo via via nel tempo sempre più riformatore. Abbiamo trascurato troppe manifestazioni della vita. Non abbiamo saputo mescolarci al popolo. E quando, spinti da un impulso, abbiamo tentato di innalzare la bandiera della rivolta, il popolo non ci ha capiti e ci ha lasciati soli, isolati e distanti dal popolo e dalla sua fiducia. Isolati e soli, più che in carcere.
bodega, eh? Ah, le bodega, sì. Ma perché non vi ribellate? Ma la rivoluzione è una cosa seria. Gli uomini, che sono soprattutto dediti all'azione, saranno le nostre sentinelle. Ci impediranno di rammollirci. Un partito dovrebbe comporsi di elementi diversi che si completino a vicenda. Ci vorrebbe un partito. Un partito nostro, magari. Sì, con un bel programma per tutti. Fatica, eh? Fatica? Perché è caldo. Dicevo, è fatica arrivare fino all'altra riva. Oh, se non si prende la strada giusta, sì. Di là, per esempio, è inutile remare. Di là, vedi? Per di là è più breve? Sì, ma ci sono le cante. E c'è anche corrente contro. Di là è inutile remare. Là, a west, là. E noi cerchiamo di arrivare. La zona. Si tratta di scegliere un percorso. Un programma che sia immediatamente attuabile. Una via percorribile. E questo crediamo di trovarlo nel collettivismo, fondamento economico della società, e nelle federazioni dei comuni, autonomi, come organizzazione politica. Questo, le canne, bisogna saperle evitare, ma senza fermare la barca. Sì, è fatica però. Dunque, dobbiamo cercare il programma attorno al quale noi possiamo raccogliere tutte le forze vive della nostra generazione. E quali mezzi dobbiamo usare per farci capire dal popolo? E quale condotta dobbiamo tenere sia verso il governo sia verso gli altri partiti? E quale importanza daremo alle riforme politiche, che sono loro la speranza oggi di gran parte del popolo italiano? Ecco, un congresso. Sì, un congresso nostro, nel quale discuteremo tutti. E di tutto. Sì, un congresso di un partito socialista che possa chiamarsi italiano e rivoluzionario. Costa si distaccava dagli anarchici, ma non assumeva posizione contraria ad essi. Sperava che fosse ancora possibile raccoglierli sotto le bandiere del progettato partito. Unire le isole diverse dell'arcipelago della Bassa. Siamo arrivati a riva, signorina. La cosa più importante da fare è quella di costituire il Partito Socialista Rivoluzionario Italiano, questo tutto maiuscolo e va bene, che continuerà l'opera incominciata dall'Internazionale, anche questo maiuscolo, che federandosi coi partiti simili esistenti degli altri paesi, virgola, ristabilirà su basi solide l'Internazionale. E va bene, possiamo stampare. Su La Plebe del 3 agosto 1879 apparve il testo della lunga lettera ai miei amici di Romagna, frutto delle sue solitarie riflessioni, ed ebbe l'effetto di una bomba. La svolta cominciava. E Costa invitava tutti a mettersi all'opera.
A ritmo frenetico inaugurava giornali, associazioni, sezioni. Il 30 aprile 1881 a Imola Costa fece nascere l'Avanti, settimanale socialista con parte dei soldi dati da un parroco per stampare un'opera sui gesuiti. Fu subito sequestrato. Continuò a fare propaganda sul Catilina, senza mai più fermarsi. Fu proposta la convocazione del congresso costitutivo del partito e l'astensione dal voto era giudicata pubblicamente dannosa per l'avvenire dei socialisti. Dopo il distacco dagli anarchici e la costituzione del Partito Socialista Repubblicano di Romagna, Andrea Costa e i lavoratori bolognesi si avviarono lungo una strada che sarebbe stata lunga e difficile, ma che li avrebbe condotti nel 1892 a Genova alla costituzione del primo partito dei lavoratori italiani. Ecco, questa è la tessera più antica d'Italia, del più vecchio socialista d'Italia. Il dottor Sant'Andrea ha oggi 102 anni. La sua tessera ne ha 72. Ma i leggi dovrebbero essere almeno 15 anni, anche 20. Sant'Andrea lavora ancora nella sua farmacia e ha 2 anni più dei 100 di vita del Partito Socialista. Tra noi oggi e gli uomini di allora c'è il ponte vivente della sua memoria. Un secolo. E lavora, e parla, e ricorda. E ricorda Massarenti, cresciuto alla scuola di Costa, che poi i fascisti chiusero in manicomio fingendo che fosse matto. Il suo carattere caparbio. La fatica delle nascite, delle prime leghe, delle prime cooperative. Erano giovani, gli uomini e le idee, e si costruiva, e per costruire tutti si lottava, anche nella diversità di idee, si scioperava, e Dio sa se si litigava, e Massarenti cercava di cacciare in testa a tutti che bisognava essere uniti. Fermi, porco voi! Fermi! Fermi! Uniti siamo tutto e rispettati! Vuoi capire? Divisi siamo solo disprezzati. Non siamo niente! Porco boia! Divisi siamo solo disprezzati! Solo disprezzati, non siamo niente! Se frazioniamo, se dividiamo la nostra organizzazione, perdiamo forza. Quella forza che da sola ci fa essere qualche cosa nella società, porco boia! La borghesia, quando è sconfitta sul campo del lavoro, poi si vendica sul piano dei consumi. A sdoppio della maniera, a sdoppio! E rende nullo il risultato di tutta la lotta sindacale. Sì, te, parla. Oggi, senza i mezzadri, an spolfer niente. La cooperativa sarà l'alleata dei lavoratori. Oggi qui noi faremo da soli quello che i nostri tribuni rivoluzionari che abbiamo mandato a Roma ci promettono sempre domani. E domani, domani, domani. Sai cosa ti dico? Viva la Repubblica degli Accattoni. Te, Beppo, tu, te puoi fare solo il re della Repubblica dei Matti. Chiama, Beppo, deve nascere la cooperazione. Dove vado? Oh, guardate, la mia famiglia era poverissima. E per star caldi andavamo a filare nella stalla. Quando non eravamo in risaia e stavamo là fino alla mezzanotte.
Mangiavamo solo un po' di pane nero e della polenta. Il babbo si raccomandava che non lo mangiassimo neanche tutto il pane. Ha capito? Acqua e polente, basta. Facevamo il pane 2 o 3 volte l'anno e pane di gran turco, e per la fame noi ci veniva la pellagra. Sa la pellagra, quella malattia che fa diventare matti? Sì, sì, anche le donne. E allora così ci fermavamo tutti e facevamo lo sciopero. Allora, abboccano? Abboccavano di più l'anno scorso. Quest'anno si sono fatti più furbi. Hanno imparato a far sciopero anche i pesci. Ci vuole della pazienza, ci vuole. Ogni anno da capo. Nuove lotte, nuovi scioperi. Pippo, ci vuole della pazienza. Se no, c'è da diventare matti. E non si può neanche morire. No. Bisogna restare vivi, per domani. Scioperare, scioperare, scioperare ancora, scioperare. È diventata una regola di lotta. Ogni anno sciopero e ogni anno la galera. Ma ogni anno il riso e il grano crescono in libertà, loro. E come il riso e il grano, le donne e i bambini devono pur vivere e crescere anche loro. Hanno diritto alla loro parte. Questa è la verità. Non è mica una pazzia, no. No, gli uomini non sono mica qui per contemplarlo, il mondo, ma per trasformarlo. A Molinella parlano dell'opera di Massarenti al presente. Le conquiste di ieri sono quelle di oggi. Non fu né un pazzo né un santo, fu un pragmatico che cercava di risolvere i problemi della gente con la gente. Inaugurò una logica politica fondata su una specie di triangolo: municipio, sindacato, cooperazione. E ne fu un regista assoluto, essendo a capo delle 3 strutture. Fate come noi, diceva. Costruite il socialismo giorno per giorno, mattone su mattone, passo dopo passo, con fatti e opere concrete. La rivoluzione porterà solo lutti e rovine. E tuttavia il Beppo fu un rivoluzionario e non un santo delle paludi. Nel maggio 1891, Papa Leone XIII, con l'enciclica sulla condizione operaia, fece scoppiare l'appello ai cattolici per rientrare nella storia. Uso della proprietà privata, rapporti fra famiglia e Stato, lotta di classe, doveri dei lavoratori e dei padroni, tutela e dignità del lavoro. Rerum novarum, cose nuove, che il Santo Padre Leone XIII ha scritto pensando a voi, alla sua immensa famiglia di poveri, alla laboriosa classe operaia. Fratelli e sorelle, oggi, per volere del nostro amato Vescovo, vi parlerò, come posso, di questa nuova enciclica, Rerum Novarum. Il povero ha per diritto il regno dei cieli, mentre il ricco invece non ne ha diritto. Potrà esservi ricevuto, ma solo a patto che il povero, da lui beneficato, gliene apra le porte. Sì, perché il Papa, lui lo sa, che la ricchezza si è accumulata piano piano nelle mani di pochi, mentre la povertà si è sempre più estesa. E insomma, questo genere di cose ha fatto sì che
ha fatto scoppiare il conflitto e la questione operaia. Questione difficile, pericolosa, perché uomini turbolenti e astuti si sforzano ovunque di falsare giudizio. Il socialismo, fratelli, è un falso rimedio. Sì, 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 lo so che gli operai sono rimasti soli e in balia della cupidigia e dello sfruttamento dei padroni, ma il socialismo è un falso rimedio. Una morale che vorrebbe sostituirsi a quella del Vangelo. Una morale desolante, che vede nei patimenti una sventura insormontabile, che attizza nei poveri l'odio contro i ricchi, che pretende di abolire la proprietà privata, trasformandola da personale in collettiva, e che crede in questo modo di porre rimedio al male. Ma non è vero. Non è vero, fratelli e sorelle. Come non è vero rimedio la falsa morale dei borghesi. Come è falsa questa onestà naturale. Li conosciamo bene, anche quei miracoli. I peculati, che oggi chiamano disguidi, pubblici e privati. E i facili guadagni di certi galantuomini? Le repentine rinascite di certe fortune depresse, di certi patrimoni in bancarotta, i frequentissimi vuoti di cassa, I voli aerostatici, in pallone, di infidi cassieri verso ignote regioni, ladri, con le loro valigie piene dei frutti dei loro maneggi. Questi sono i miracoli di questa onestà naturale. Ce n'è tanta, fratelli e sorelle, di questa onestà oggi nel mondo, che nessun uomo è più libero di prestare 5 lire con la speranza di poterle riavere. Ma se i fulmini dell'ira di Dio hanno il diritto inesorabile di colpire tutti i colpevoli, che cosa fa il fulmine, Colpisce solo l'operaio socialista e non colpisce il ricco borghese, Che cosa fa? Si tiene a rispettosa distanza dal ricco, Che cosa fa? Tutto al più gli sfiora la delicatissima pelle. Preghiamo, fratelli, preghiamo. La necessità di tutelare il lavoro, le donne, i giovani, le associazioni si diffondeva nelle chiese come nelle campagne, con fedi diverse, ma con uguale impegno e passione. Argentina Altobelli, fin da giovane, girava per le campagne per organizzare tra i lavoratori della terra la conoscenza. L'organizzazione contadina deve portare il lavoratore a conoscere quello che si deve fare e quello che si deve evitare. L'istruzione educa il proletariato alla sua elevazione morale, civile e sociale. Educa le donne come gli uomini, educa i giovani come i vecchi. Bisogna lavorare l'ambiente sociale, come il buon contadino lavora la terra. Bisogna che impariamo a conoscerci, uomini e donne, che impariamo a lottare insieme. Bisogna che impariamo a studiare, bisogna che impariamo a leggere. Bisogna che impariamo tutti a rubare un po'. Sì, a rubare un'ora sola al nostro riposo. Ogni sera, che il padrone non ci dà mica il permesso di rubarla al lavoro, Ogni sera, quell'ora rubata tornerà indietro, proprio a noi e ai nostri figli. E gli farà guadagnare a loro una vita migliore. Non basta mica spaccarsi la schiena tutti i giorni a seminare il grano o il riso del padrone, che quello poi rimane quasi tutto a loro, Sì. Allora noi, tutti assieme, dobbiamo essere capaci di seminare le idee, che quelle rimangono tutte a noi. Non mi credete? È vero. Imparare a leggere e a scrivere serve a mangiare, E se non mi credete, lo sapete che adesso c'è una nuova legge che dice che chi sa scrivere
può votare, eh? Sì, anche Aldoni, perché, oh, il voto di una donna sarà diverso da quello di un uomo. Allora, quando andiamo in piazza a far sciopero, ci vanno solo gli uomini a farsi caricare, a sparare dalla polizia, eh? A lavorare sagna tutti uguali, a votare no. Oh, non siamo mica in chiesa qui, eh? Che l'emancipazione della donna è l'inferno. Qui l'inferno ce l'abbiamo già tutti, a lavorare 12 ore al giorno. Dicono che a lavorare ci vogliono due maroni così, oh! Ma allora sono capaci anche le donne, no? Allora, anche le donne possono pensare, eh? Siete tutti uguali sui campi come lavoratrici, no? E quando tornate a casa, come mogli, suocere, dovete essere sempre sottomesse agli uomini, eh? Allora, vedete che no, eh? Non va mica bene così. No? Se ci organizziamo, pensate, potrete votare tutti per Costa. Vi rendete conto? Anzi, tra qualche anno magari potrete votare anche per una donna, per l'Altobelli magari. Allora, se ci organizziamo tutti quanti, è ovvio che agli uomini non piace questo, perché al lavoratore, anche socialista, la donna, oggi come oggi, piace così com'è. Sempre paziente, obbediente, che dice sempre di sì. Invece, noi dobbiamo organizzarci, e non pigliamo più ordini da nessuno, e troveremo le nostre difese e la solidarietà verso i compagni. E la moralità del nostro socialismo, non ci sarà più denaro che la paghi, e non divorzeremo mai. Anche quello è importante. Non vi farà mica paura. Non siete mica delinquenti, no? Perché c'è il codice penale. Allora, non divorzieremo mica tutti perché c'è una legge che lo prevede, no? Ecco. Allora, adesso è il momento di stare tutti uniti. Dai, facciamo la lezione, su. Vieni tu. Dai, vieni tu. Non ho gli occhiali. Non c'è nessuno che glieli dà un paio di occhiali. Dai, su. Aspetta che vengo ecco. Lì. Allora, speriamo che vada bene. Allora, adesso leggi quello che dico io, eh? Sì. Allora, anche la donna può pensare. Che donna può pensare. Fu eletta segretario nazionale della Federterra. Per anni e anni una donna fu a capo di migliaia di braccianti nella lotta per la democrazia. Nel clima dell'enciclica Progresso spirituale e materiale per i giovani cattolici, come Grosoli erano inseparabili. Questo è Palazzo Grosoli, dove dal 1880 circa fino al 1929 si è conclusa gran parte della vicenda politica e umana del Grosoli. Esperienza interessantissima sia per i ruoli primari che egli ha avuto nella vita politica ferrarese e nel movimento regionale, e di cui va segnalata soprattutto l'importanza innovatrice dell'Avvenire d'Italia, che fu il primo giornale di una catena di quotidiani denominato il Tres della stampa cattolica, che segnò un periodo storico nell'avanzamento dei cattolici verso l'inserimento nazionale. Giovanni, tutte le volte che mi hai fatto venire a casa tua ne hai combinata una. Giovanni! Andremo all'inferno. Giovanni, in 7 anni non ci siamo fermati mai. Ma dove mi stai portando? A casa mia. Ma proprio a casa tua, solo 3 mesi fa, sei stato capace di fondare un giornale con tanto di consiglio di amministrazione, e in casa tua hai messo anche la tipografia. Giovanni, ma tu sei matto, figliolo, non ti rimarrà una lira con quel giornale. E invece lo compreranno tutti. Pensi, il primo giornale cattolico d'Italia, l'Avvenire. Sarà un investimento, monsignore. A Ferrara, Grosoli fondava giornali, associazioni, fondava scuole serali, opere pie, biblioteche, fondava tutto, con tutti. Era instancabile.
Qui a casa tua abbiamo ideato la conferenza di San Vincenzo. Abbiamo organizzato le scuole serali. Da casa tua abbiamo portato via i primi libri per le biblioteche popolari. Ma li avevo già letti tutti. Il circolo ricreativo non lo volevi fare nel salone grande? Sì, finché il comune non ci ha dato uno spazio. E il patronato? No, quello l'abbiamo fondato da voi, in chiesa. E l'ospedale per l'assistenza agli ammalati poveri? Beneficenza, solo beneficenza, è troppo poco. Ma adesso dove mi stai portando? All'inferno. Su, su, che è tardi. Ma non posso più, non posso più. Fondò il piccolo credito romagnolo, prima banca cattolica regionale, e mise a disposizione dei cattolici e delle popolazioni rurali un nuovo strumento finanziario di efficacia rivoluzionaria. Ah! Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno. Buongiorno, signor. Salve, salve. Siamo arrivati. Ma tutti. Prego, accomodatevi, prego, prego. Vi chiederete perché siamo qui. Noi siamo qui per volere di Monsignore. Dobbiamo cominciare a cambiare. A cambiare il senso della nostra presenza di cattolici in questa regione. Dovete diventare un polo di attrazione. Si sta formando un fronte produttivo più articolato e stanno emergendo nuove categorie. Semplice, no? Dobbiamo rompere il monopolio delle banche popolari. Voglio dire che dobbiamo mettere a disposizione dei cattolici, a vostra disposizione, uno strumento finanziario creato da noi cattolici. Un sostegno delle nostre iniziative per migliorare i vostri terreni, la vostra produzione. Ma quante volte te hai avuto bisogno di un prestito, eh? E tu? E allora? Allora? È per questo che adesso noi accogliamo i desideri di Monsignore. Monsignore? Dichiaro aperta la seduta del primo consiglio di amministrazione del quale qui voi presenti sottonominati siete soci fondatori. E con questo la prima banca cattolica della nostra regione, il piccolo credito romagnolo, è fondato all'unanimità. Monsignore! Signori, dichiaro aperta la seduta. L'enciclica Rerum Novarum di Leone XIII, 1891, è una grande tromba che sveglia i cattolici e li mobilita ad affrontare la grande questione del secolo XIX, e cioè la questione sociale. Nasce una nuova stagione del cattolicesimo, italiano ed europeo, una stagione che mobilita soprattutto i giovani nella riflessione sulle condizioni del proletariato e soprattutto sui rimedi per affrontare le difficoltà degli umiliati e offesi. E con questo clima si sintonizzano grandi personaggi del cattolicesimo romagnolo ed emiliano, che sono Giovanni Grosoli, sono Eligio Cacciaguerra, sono Don Giovanni Lavaglia e tanti altri. Qui di fronte a noi abbiamo alcune efficaci testimonianze della loro attività, soprattutto del loro pensiero, della loro elaborazione culturale ed educativa. L'Avvenire, nato nel 1896, e il Savio, settimanale diocesano di Cesena, nato nel 1899. Sul Savio scrivono Eligio Cacciaguerra e Don Giovanni Lavaglia, e siamo effettivamente di fronte ad una testimonianza di grande valore della elaborazione culturale di quel tempo. E allora cosa vogliamo fare per aiutare le nostre cooperative? Il mercato è dominato dai grandi produttori agrari.
perché sono bassi i loro costi di produzione e sono bassi i loro costi dei trasporti. Quelli hanno capitali in banca. Sì? Invece, per i miei lavoratori, i costi sono altissimi. Sì? Per il problema dell'irrigazione, per il problema delle vie d'acqua, per i trasporti. Dobbiamo creare una rete di casse rurali. Noi siamo qui per questo. Le casse sono l'unico strumento. Solo così le nostre aziende sopravviveranno. E tu, per dirmi tutto questo, sei venuto fin qui e stai ancora lì in piedi a passeggiare? Siediti, siediti. Parliamo. Questo per l'organizzazione della cooperativa. Per l'istruzione. Per i corsi di aggiornamento agrario, senza un soldo in cassa. Eppure abbiamo fatto un giornale, tutto nostro, da soli, il Savio. Il numero uno, il numero due, il numero tre, e poi ce l'hanno chiuso. Ah, ci serve una cassa a mercato saraceno. Sì, perché non ci sono solo i contadini, ma ci sono anche i minatori. Ce li vogliamo scordare. I socialisti di costa lo sanno molto bene. Stanno lì dalla mattina fino alla sera. E noi? E noi pubblicheremo anche il quarto numero del Savio. Fiorivano iniziative e si affermavano leader come Don Ravaglia ed Eligio Cacciaguerra, entusiasta animatore politico. Allora, titolo: la ripresa delle agitazioni agrarie. Sottotitolo: sciopero, sciopero, sciopero! Noi dobbiamo contendere il passo all'avanzata del socialismo, scendendo sul loro stesso campo pratico. Sì! No, questo è meglio metterlo dopo. Invece direi, scrivete, è meglio, ecco fatto. La difesa dei lavoratori è un dovere imposto dalla religione. Scrivi. E non c'è antinomia tra professione cristiana e sostegno del proletariato. Hai scritto? Sì, ma non è chiaro. È oggi che ti fa paura la parola sciopero. Ed è per questo che noi oggi gridiamo sciopero contro la politica, eh? Sciopero! 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 E sono sicuro che fra non molto la gente si accorgerà che il periodo sentimentale delle lotte è finito. Così le agitazioni economiche diventeranno sempre più pacifiche e normali. Ed è per questo che noi oggi gridiamo sciopero! 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 Zitti, fate piano! Don Ravaglia, sciopero! 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 Ma Cacciaguerra era tormentato da un pensiero assillante e che non riusciva a confessare né a se stesso né agli amici. Che cosa c'è? Su, dai, parla. Sono 5 ore che mi fai camminare. Dai, parla, ti vuoi confessare? Per contrastare repubblicani e socialisti sul terreno delle riforme e su quello politico, si rafforzava nel laico Cacciaguerra l'esigenza di un partito cattolico del proletariato che reggesse alla concorrenza degli altri partiti popolari. Questa ansia urtava contro le logiche di equilibri della vecchia opera dei congressi dei cattolici conservatori. Sono un avvocato, un animatore sociale, un giornalista. Ma che cosa sono? Di sicuro tu sei un cattolico che però non sa cosa fare. No, io saprei che cosa fare, però so che sarebbe un errore. Un errore? Che cosa? Un errore distinguere in me il momento politico da quello religioso. E allora? E allora, Don Ravaglia, badi, io sarò sempre con Roma. Ma che cosa? Dai, parla! Abbiamo fondato le leghe. Abbiamo fondato un giornale. Ma che cosa vuoi fare ancora? Dai, parla! Non abbiamo ancora fondato un partito. Ecco. Beh, tutto lì. Oh, signor. Il nuovo si scontrava con il vecchio. Nei congressi campeggiava la parola libertas. Libertà di pensiero e libertà di movimento dei giovani cattolici erano le nuove esigenze dei tempi. Cacciaguerra, Muri sta finendo di parlare. Tocca a te. Va bene.
Allora siamo tutti d'accordo. Sì, 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 ma sì, cosa sì, vai sì, a dire? Che cosa vado a dire? Che sento la necessità di fondare un partito. Un partito, sì, 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 bene. Un partito. Per il quale bisogna elaborare dei programmi. Sì. Sono questi i nostri ideali. Sì, certo, certo. Un partito cosciente, coerente, nei suoi principi cattolici, di uomini educati alla vita moderna, secondo i principi di una vita morale democratica. Siamo qui per questo. Per un partito che impari a pensare da sé. Per un partito che sappia reggersi nella vita pubblica da sé, con indirizzi e fini propri definiti, senza puntellamenti di altri partiti o altri sistemi. Giovanni, è assurdo lavorare ancora con della gente che vive fuori dal popolo, con della gente che vuole edificare una baracca democratica senza il popolo. Io sono qui per questo. Io sono venuta a dire questo. Noi siamo venuti qui per dire questo. Noi non dobbiamo costruire una qualunque baracca democratica senza il vero popolo cattolico, con uomini che vorrebbero imporci una democrazia feticista. Questo è solo conservatorismo della peggiore specie. Noi, qui oggi, nonostante il congresso, e proprio in questo congresso, dobbiamo dire con chiarezza che è inutile e impossibile ridare vita a questa vaporosa democrazia. Basta! Basta con il non expedit! Roma ci ha trattato da ragazzini, dando ampio spazio a quelli che si ostinano a condannare ogni azione e ogni pensiero che si allontana dai loro angusti schemi mentali. Basta con i lanciatori di scomuniche politiche. Basta con i dispensatori di maledizioni. Basta con gli azzannatori di carne fraterna. Ma non potete fermarci, fateci passare! Carabinieri per i cattolici, carabinieri per i socialisti. Il Massarenti, dottor Giuseppe, è stato regolarmente eletto a Molinella nelle amministrative del 28 novembre 1897. Sì, è confermato. Allora, Massarenti, lei ammette questo suo intervento nella seduta comunale del 9 dicembre? Ma certo, e lo ripeto anche. Non è mica un reato essere consigliere comunale. Nella seduta del 9 dicembre, come rappresentante della minoranza, ho fatto il mio discorso, intransigente. No, lei ha istigato i suoi consiglieri comunali alla violenza e ha sobillato le masse degli operai allo sciopero con un discorso di istigazione all'odio contro i proprietari di Molinella. Questo è quello che scrivono i giornali borghesi. Hanno fatto passare i consiglieri comunali per degli incoscienti che obbediscono solo ai miei ordini, ciecamente. No. Nel comune di Molinella di assassini non ce n'è. Noi schioppettate non abbiamo tirate, mai. Ne abbiamo prese, magari. No! Lei ha provocato la piazza nello sciopero del 98. No! Se si ricorda bene, lo sciopero del 98 era quello delle risaiole. Sono scese in piazza 800 donne e 80 ragazze. Erano forse armati, eppure ne sono morti tre. Bisognava porre un freno a quell'incontenibile violenza da voi procurata. Violenza? Ma si hanno ceduto dopo un mese, per farne. Se erano armati, duravano anche meno. E la sua cooperativa stava a guardare? No, la mia cooperativa è intervenuta, ma solo per portare degli aiuti alimentari agli scioperanti. No, riforniva la violenza servendosi di donne da strada. Ma perché non le chiama puttane, come hanno fatto i giornali? Se delle operaie si rifiutano di battezzare i figli o di contrarre un matrimonio religioso, non sono mica delle puttane per questo. O forse è per questo che il governo ha fatto sciogliere la cooperativa. Ma certo, era piena di puttane, di figli di nessuno. Ma non mi faccia ridere, signor giudice. Ma cosa vuol saperne lei dell'amore? O che cosa ne sa? C'è un amore del quale sono colpevole. È quello che ci ha portato ad organizzare i corsi serali per gli analfabeti.
Sono andati in massa agli esami per poter ottenere la licenza di terza elementare, per poter votare, sì. Sono colpevole, sì. Colpevole di averli aiutati a far diventare il voto un diritto, ma anche un privilegio. Ma senti, non faccia il pazzo, la faccia arrestare. Fatelo sedere! È finito un secolo, sa, signor giudice? Fino adesso la parola d'ordine è stata paura. La paura delle masse popolari in questo sistema di repressione. Le nostre armi, la vangatura delle risaie, la roncatura del frumento, l'arginatura del reno, ecco le nostre armi, che non fanno meno paura dei lavori di un consiglio comunale. Sono colpevole di questo? Sì, sono colpevole! No, lei è un pazzo pericoloso. Ah, sono matto? Sono matto? Beh, ma richiudetemi allora! Ma che cosa aspettate? Che cosa aspettate? Dia retta a me, signor giudice! Organizzatevi! No, no, secondo me non era matto. Lo chiusero in manicomio che c'era il fascismo e venne fuori che il fascismo non c'era più. No, che non era matto. E quando tornò a casa, vecchio, dopo la vittoria, fece ancora in tempo a parlare libero a migliaia e migliaia di persone. Morì, come tanti dei nostri padri in questa terra, fra bandiere rosse, preghiere e biciclette, con funerali pieni di gente emozionata. Sì, perché senza emozioni i ricordi si consumano, no? Lo dicono anche i nostri padri. E tutti quegli altri matti lì, quei ragazzi, ricordarli vuol dire tenerli ancora qui, tra noi, vivi. Perché se è vero che le radici del nuovo stanno nel vecchio, tutto quello che si è costruito oggi dovrà pure avere un senso, no? E dare delle emozioni anche domani. Dovrà pure suggerire dei pensieri sulle cose fatte, anche sugli errori. Serve pensarci. Serve ai nostri figli, perché loro di cose da fare ne avranno ancora, ma tante.